Signor Presidente, colleghi deputati, ho chiesto la parola per esprimere il cordoglio dei parlamentari del Partito Democratico per la morte tragica e disperata di Lucio Magri, militante e dirigente della sinistra, uomo intelligente, colto e appassionato. E voglio anche dire quanto io mi senta personalmente colpito e addolorato per ciò che è avvenuto. Non è qui il momento di ripercorrere l'itinerario tormentato della sua vita, da giovane dirigente della Democrazia Cristiana alla scelta di militare nel Partito Comunista, all'esperienza che fu per lui fondamentale sul piano umano e intellettuale del Manifesto, alla fondazione del PDUP, al ritorno nel Partito Comunista, fino alla battaglia contro la svolta e alla difesa dell'esperienza del comunismo italiano. Ebbi modo di incontrare Lucio Magri per la prima volta nel 1969, quando insieme a Fabio Mussi e ad altri studenti pisani raccoglievamo gli abbonamenti al Manifesto. E l'ultima volta, nell'arco quindi di oltre un quarantennio, l'ho incontrato qualche giorno fa qui nel transatlantico di Montecitorio. Una lunga vita vicini per la comune appartenenza e nello stesso tempo quasi sempre lontani nelle scelte politiche che ad ogni crocevia nella nostra storia ci hanno visto su opposte sponde. Fin da quel lontano 1969, quando noi rifiutammo di spingere il dissenso fino alla scelta di farsi cacciare dal Partito Comunista, nella convinzione che non vi fosse prospettiva al di fuori della grande forza storica del movimento operaio. Fino alle discussioni dopo l'89, negli anni sofferti della svolta e della diaspora. Ma Lucio non è mai stato un dogmatico. Ha difeso il patrimonio del comunismo italiano, pur essendone stato uno dei critici più acuti e più anticipatori. E non fu neppure un eretico, nel senso della testimonianza solitaria, nel senso dell'estremismo. Non amava la politica predicata ed anzi si sforzava quella che ha saputo combinare il mito rivoluzionario con il realismo politico, con il gusto per la strategia, il calcolo dei rapporti di forza, la capacità di intravedere i possibili passi in avanti. E così fu quando non si contrappose al compromesso storico nel nome di un moralistico rifiuto della politica, ma nel nome di un'acuta idea del compromesso per l'alternativa. Così fu quando nel 95 non accettò il rifiuto di rifondazione al governo Dini, in cui vide, pure nella differenza profonda, un possibile passo in avanti. E forse questo gusto per la politica lo ha reso per me e per molti di noi un interlocutore importante, intelligente, con cui approfondire e discutere insieme, ricercare le soluzioni, mettere a confronto le analisi e le proposte. Lucio ci ha lasciato con il Sarto di Ulm un
una riflessione critica e anche un atto d'amore verso la nostra storia. Insieme quel libro contiene la consapevolezza di una sconfitta. In fondo il Sarto di Bertolt Brecht fallisce nell'ambizione folle di volare e si schianta al suolo, anche se egli riteneva che quella testimonianza disperata avesse comunque lasciato un segno. Portava il peso della sconfitta e non aveva tollerato la morte dolorosa della sua compagna Mara. C'era in lui una lucida disperazione e resta nei suoi amici e nei suoi compagni il rimpianto di non avere forse compreso fino in fondo e di non essere riusciti ad aiutarlo a restituire un senso alla sua esistenza. Ecco, non vorrei che l'emozione per le circostanze della sua morte finisca per cancellare la memoria della sua vita, del suo impegno politico e intellettuale, della testimonianza che egli ci ha lasciato, delle sue ricerche, delle sue battaglie, dei suoi scritti. Ecco, anche noi, insieme ai suoi compagni, siamo pronti a ricordarlo, siamo pronti a raccogliere le sue opere, a discuterle, a tramandarne il senso ai giovani che vogliono impegnarsi nella politica di oggi. Grazie, onorevole D'Alema. Onorevole Evangelisti. Grazie, signor Presidente. Ho molto apprezzato la sobrietà del suo ricordo. È un momento in cui quello che soprattutto deve unire è la commozione, ma anche il rispetto. Il rispetto per una scelta di fine vita, importante per Lucio Magri, e altrettanto lucida, come la scelta di vita che lui aveva compiuto negli anni 50. Uso non a caso l'espressione e il libro di Giorgio Amendola. Ho conosciuto e apprezzato Lucio Magri, pur non avendo avuto molti punti di condivisione con il suo pensiero, un pensiero comunque alto e nobile. Lucio Magri non è stato soltanto un intellettuale, ma anche un uomo politico impegnato a tutto campo, che ha influenzato e caratterizzato con la sua storia intrecciata con la storia del Partito Comunista Italiano tutto il secondo dopoguerra del secolo scorso. Non posso dire di aver avuto con lui amicizia o consuetudine, ma ho ben marcati nella memoria alcuni momenti. Ricordo quando io, appena eletto alla Camera dei Deputati, lo trovavo nella sala stampa a giocare a scacchi con un veterano del giornalismo parlamentare. Ricordo un suo tic simpatico, quello di sostenersi la cinta dei pantaloni mentre parlava. Ricordo un dibattito aspro a Carrara 20 anni fa, al tempo della svolta di Occhetto, che lui aveva contrastato in maniera netta, ma anche molto ferma, chiara, intransigente, onesta. Era il gruppo che faceva all'epoca riferimento a Pietro Ingrao. Ricordo ancora il suo passare in maniera fiera qui in Transatlantico soltanto 15 giorni fa. Dico una cosa che può suonare blasfema. In qualche modo la sua allure probabilmente ha finito per oscurare anche la lucidità del suo pensiero. In qualche modo il suo fascino ha oscurato gran parte delle sue parole e delle sue azioni. Con il suo gesto, penso a Cesare Pavese, penso al supremo gesto di viltà e coraggio, ha voluto non stupire, ma ancora una volta invitare tutti noi a riflettere. Il suo gesto estremo, che non condivido, che non avrei mai immaginato di poter prendere in considerazione, merita tuttavia rispetto e appunto riflessioni, non polemiche, come quelle che in questa stessa aula ci furono al momento in cui Mario Monicelli, maestro Monicelli, decise ugualmente un
sua propria fine vita. Pone semmai un punto ancora una volta. Quello che non è possibile fare nel nostro paese, in Italia, è possibile farlo pochi chilometri al di là del confine. Il riferimento vale per il fine vita, perché siamo incapaci di darci una legislazione adeguata. Vale per la fecondazione assistita, vale per le coppie di fatto. Voglio chiudere con un solo pensiero per Lucio Magri. Lui, come molti della sua generazione, come molti della mia generazione, era partito per cambiare il mondo. Ha saputo evitare che il mondo cambiasse lui. Grazie Lucio. Grazie, onorevole Evangelisti. Onorevole Perina. Con Lucio Magri muore un testimone lucido e partecipe della storia comunista italiana. Un testimone che ha attraversato le vicende e gli errori di una vicenda politica lunghissima e drammatica con il piglio dell'irregolare. In una sinistra che era minoranza, ha rappresentato una minoranza radicale, tentando fino alla fine di preservare il cuore della speranza comunista, anche dopo che l'esperienza storica e politica del comunismo era terminata, schiacciata dal crollo dell'impero sovietico. Non credo che tocchi a noi qui discutere se e quando Magri e i suoi compagni di avventura abbiano avuto torto o ragione. Non tocca farlo a noi, che ne siamo stati tutti, chi più e chi meno, soprattutto avversari politici. Però credo che tutti noi abbiamo il dovere di ricordare il senso onesto e generoso di una militanza politica appassionata e sincera. E non possiamo nasconderci che la vicenda di Magri ci riporta a una pagina di assoluta grandezza e nobiltà politica e ci consente di misurare, in modo a mio avviso doloroso, l'inadeguatezza e il difetto di ambizione del nostro dibattito politico. Penso che ben poco si possa recuperare dei contenuti e forse anche dello stile della politica della Prima Repubblica, ma tra quel poco c'è il senso della tensione, della forza delle idee, a volte anche delle illusioni, e innanzitutto la capacità di intendere la politica come professione di impegno morale e intellettuale. Magri è stato un professionista, non un mestierante della politica, e tra i tanti errori non ha certo compiuto quelli a cui spesso in politica spingono la viltà e l'opportunismo. Non ha avuto paura di stare all'opposizione, di rischiare e subire l'epurazione, di affrontare le accuse e il discredito che l'ortodossia, non solo comunista, riserva agli eretici e agli eterodossi. Ed è questa una lezione che io, provenendo da tutt'altra storia, sento viva e sempre attuale. Anche oggi, soprattutto dopo le esperienze vissute in questo ultimo anno, da me e da tanti come me, che hanno cercato di animare nel proprio campo una discussione politica e giornalistica oltre il pensiero unico, a costo di essere considerati dissidenti da epurare. Quanto alla scelta di morire, non dobbiamo riservargli parole di troppo, secondo me. Credo che non dobbiamo né giudicarla né condividerla, ma solo rispettarla. Fare politica oggi con la sua morte è un modo di oltraggiare una vita intensa dedicata interamente alla politica. Grazie, Perina.